Io e la mia famiglia ci siamo rimasti male, ma è un bene che la procura vada avanti. In questo modo le ricerche possono continuare. Sono quasi 5 anni che mia sorella manca. Speriamo che qualcuno parli e che la faccia ritrovare. Vincenzo Lattuca ha pronunciato queste parole dopo aver appreso di essere stato indagato per l'omicidio della sorella Jessica, madre di 4 figli, sparita il 12 agosto del 2018 da Favara, Agrigento. Pochi giorni dopo aver pronunciato queste parole, Vincenzo Lattuca è stato trovato morto. È stato colto da un malore mentre era a casa del padre. La causa del decesso è stata indicata come un'overdose di droga. I soccorritori si sono precipitati sulla scena, ma la corsa per portarlo in ospedale è stata inutile. La morte di Vincenzo Lattuca rallenterà le indagini sulla scomparsa di Jessica. Il fratello era sospettato di aver ucciso e fatto sparire il corpo della ragazza. Gli investigatori erano giunti a lui dopo aver scartato la pista del coinvolgimento di Filippo Russotto, compagno di Jessica. A dare un nuovo impulso alle indagini era stato il ritrovamento di macchie di sangue riconducibili alla donna in casa del padre. All'epoca della scomparsa in quella casa abitava anche Vincenzo. Il fratello di Jessica era già noto alle forze dell'ordine per il suo precedente coinvolgimento in indagini sul traffico di armi e di droga. Una vicenda collegata a 5 omicidi che erano stati commessi tra la Sicilia e il Belgio in relazione a scontri tra bande rivali. Gli investigatori ritengono che nel caso della scomparsa di Jessica qualcuno abbia aiutato il fratello. Ma chi? Quel giorno Jessica sarebbe andata verso Piazza Giglia, nel centro del paese. L'ultima volta è stata vista da uno zio e da un amico in via Leopardi. Erano le 21:15. Nessuna telecamera l'avrebbe ripresa mentre passava. Si presume, quindi, che Jessica probabilmente non sia passata per quelle strade in cui sono presenti delle telecamere. Probabilmente è stata uccisa in casa, lontano da occhi indiscreti. Per la procura sarebbe stato suo fratello. Quella sera Jessica sarebbe andata a trovarlo a casa. L'uomo disse di aver bevuto qualche birra con lei. In seguito, secondo la sua testimonianza, la donna se ne andò, senza lasciare traccia. La procura ha subito ipotizzato che Jessica fosse stata uccisa. Fino a poco fa l'unico sospettato era il compagno Filippo Russotto, padre di 3 dei 4 figli della donna. Russotto era indagato per i reati di maltrattamento sfociato in omicidio, sfruttamento della prostituzione e occultamento di cadavere. Gli investigatori hanno condotto un'ampia ricerca in casa sua e nei suoi terreni. L'uomo ha sempre sostenuto di essere innocente. La sua posizione potrebbe essere archiviata. Un'altra pista seguita dagli investigatori era quella di un possibile giro a luci rosse. Si trattava di un'ipotesi basata sull'intercettazione di conversazioni tra un'amica di Jessica e il suo ex datore di lavoro Gaspare Volpe, in cui si parlava di clienti e soldi. Ma con l'avvio dell'indagine sul fratello, questa pista ha perso importanza. Con la morte di Vincenzo Lattuca, il mistero rischia di rimanere insoluto.